Poi in questa crisi, in questo momento, come vi dicevo, la palla in mano a Conte c'è il centrodestra. Che mosse fa il centrodestra? Come si muove? Che intenzioni ha? Lo chiediamo stamattina al leader della Lega, Matteo Salvini. Salve Salvini, ben trovato, benvenuto. Grazie, buongiorno Mirta, buongiorno a chi è a casa, a disposizione. Ecco, mi dice, forse lei mi può aiutare, che cosa accadrà adesso? Perché, insomma, io non l'ho capito benissimo. Nemmeno lei. Ma è difficile da capire anche per noi, cioè che il governo stesse litigando da mesi. Ma su tutto, sul MES, sulle infrastrutture, sul ponte, sullo stretto di Messina, sui termovalorizzatori per risolvere il problema rifiuti, era un litigio quotidiano. Alla fine, quando anche in una coppia litighi, 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 prima o poi i problemi vengono fuori. La mia preoccupazione è quella di cui parlavi tu, nel senso che io da stamattina sono al telefono con sindaci, imprenditori e governatori, perché in questo caos noi siamo in diretta e non sappiamo se c'è un governo. Noi questo abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio, ma il governo c'è o non c'è? Perché noi sappiamo quello che abbiamo visto in televisione, però formalmente non sappiamo nulla di più. E Quindi, qual è il scusi, problema? se ho capito Il bene, voi problema è avete che, chiesto di come denunciano formalizzare la alcuni crisi? quotidiani. Eh sì, noi vorremmo sapere se oggi pomeriggio, per intenderci, al Senato, io sono collegato al Senato, dovrebbero venire i ministri Bonafede e Speranza a rispondere alle domande di noi senatori. Ma sono ancora in carica? C'è un governo, non c'è un governo. Quindi, per chiarezza, onde evitare di chiacchierare a vuoto, il Presidente del Consiglio o viene in Senato oggi pomeriggio o va dal Presidente della Repubblica oggi pomeriggio a chiarire agli italiani qual è la Quindi situazione, o perché nel dimissioni al frattempo Colle la o vita reale va avanti. parlamentarizzazione della crisi. Sono le due strade possibili, a suo parere. È evidente. Mi È scusi, evidente, ancora un'altra perché se cosa non c'è un voglio. governo, oggi leggevo però permettimi di Prego, dire qual è il prego. problema vero, non è un equilibrio politico. Se non c'è un governo, faccio un esempio molto concreto che entra in casa delle persone. Oggi, stamattina, il vice ministro dell'economia del PD ha detto che bisogna fare un decreto urgente per bloccare 50 milioni di cartelle esattoriali. Altrimenti è un disastro, cosa che noi stiamo segnalando da mesi e il PD ci è arrivato stamattina. Ora, ma se non c'è un governo, non fa il decreto. Quindi Conte ha il dovere di chiarire, non al telefono con Renzi, ma in Parlamento e davanti agli italiani, se c'è il governo o se non c'è il governo. Perché il piano vaccini, hai ragione. Io stamattina ho sentito i farmacisti. Ci sono 60.000 farmacisti che si sono messi a disposizione del governo per aiutare nel piano vaccinale, perché ogni giorno 4 milioni di cittadini italiani entrano in una farmacia. Ora è importante sapere se c'è un governo o non c'è un governo, Scusi, quindi Salvini, speriamo che entro oggi ce lo dicano. facciamo un passetto in più perché oggi